Adesso ti parlo della limitazione del campo visivo legato alle caratteristiche del veicolo. Anche questo è un argomento importante e viene riferito alle patenti C1, C1E, C1, C1E non professionale, alle C, alle CE, alle D1, alle D1E e alle D e alle DE. Ecco, su questo argomento non abbiamo tantissime domande, nel quiz abbiamo solo una domanda, però sai, potrebbe essere la domanda sciocca che ti manda a casa bocciato, perciò è un argomento che non ti conviene sottovalutare, anche se sembra relativamente facile. Bene, allora adesso parliamo del campo visivo. Allora, specchietti di revisione e campo di visibilità. Allora, gli specchietti retrovisori servono a vedere tutte quelle zone in cui noi direttamente con lo sguardo non riusciamo a guardare. Ecco, perciò lo specchio principale serve a vedere principalmente quello che accade di fianco al nostro veicolo pesante, sia che sia un autobus, sia che sia un autocarro, ed è diciamo il più importante. Poi abbiamo uno specchio grandangolare che serve appunto a allargare il campo visivo di fianco al veicolo. Ecco, però questo specchio grandangolare è uno specchio che non riflette proprio correttamente tutta quello che ci accade intorno, no? È grandangolare, perciò le distanze sono un attimino sfalsate, perciò bisogna usarlo con molta attenzione. È molto utile perché ha un campo visivo molto largo, però bisogna sempre, come si dice, e confrontarlo con lo specchietto principale che abbiamo visto prima. Poi abbiamo uno specchietto che è il numero 3 qua nella slide, chiamato di accostamento, che permette di vedere la parte bassa a fianco al lato passeggero, cioè sotto qua, che è una zona molto pericolosa perché noi dal punto di guida direttamente non riusciamo a vedere, perciò magari un bambino, un ciclista, il vecchietto che si piazza sotto il camion non lo vediamo, con questo specchietto possiamo vederlo. Stessa cosa lo specchietto numero 4, che è lo specchietto anteriore, che permette di vedere la parte bassa anteriore, che nella nostra posizione, essendo molto elevata, non permette di vedere magari qualche ostacolo, qualche bambino, qualche persona, che si è, qualche ciclista che si è piazzato davanti al camion. Perciò questi specchietti sono molto importanti, lo specchietto principale, lo specchietto grandangolare, lo specchietto di accostamento e lo specchietto anteriore. Ok, andiamo avanti. Ecco, qui nella slide ti ripropongo quello che ti ho già detto prima, la visione diretta, in questo caso sembra che guarda con l'orecchio, in realtà l'autista quando si gira vede solo questa zona, questa zona è la visione diretta, la vista riflessa con lo specchietto e la vista riflessa con l'altro specchietto. Vedete, però comunque rimangono delle zone in cui noi non vediamo, perciò quando siamo alla guida, vedete anche qua abbiamo delle zone dove non vediamo, perciò quando siamo alla guida è molto importante continuare anche a cambiare la posizione di guida per modificare queste zone in cui noi non vediamo. Ecco, un'altra cosa che impedisce una visibilità corretta sono i montanti. Cosa sono i montanti? Sono queste parti della cabina del nostro veicolo che servono per sorreggere il tetto. Diciamo che
veicolo moderno ha migliorato molto questi campi di visibilità, studiando appunto la forma del veicolo. Una volta i veicoli erano molto più chiusi, molto più scuri. Ecco, comunque il montante per forza deve esserci, perché sennò non avremmo la possibilità di avere le portiere e di sostenere il tetto. Ecco, perciò la presenza di montanti può essere pericolosa. Se noi ci immaginiamo una persona dietro il montante, noi non lo vediamo. Anche in questo caso è importante lo spostamento del conducente, ad esempio entrando in una rotatoria, verso avanti e verso dietro, per cambiare, modificare il campo di visibilità. Ecco, anche altre cose sono importanti, ad esempio i fogli di carta lasciati sul cruscotto. Cosa creano? Creano dei riflessi. Se voi ci fate caso, il cruscotto del camion non è bianco, non è di colore chiaro, ma solitamente ha un colore scuro, opaco, per evitare il riflesso sul vetro. Ecco, allora i veicoli vengono fatti così per un motivo particolare. Se noi andiamo ad appoggiare un foglio bianco o qualcosa che riflette la luce nel vetro, chiaramente vetro anteriore, creiamo questi riflessi dannosi. Su alcuni veicoli moderni abbiamo anche un altro mezzo tecnologico molto importante, che è la telecamera per la retromarcia, perché un'altra zona in cui noi non vediamo chiaramente è dietro il camion, è dietro l'autocarro oppure dietro l'autobus, e può capitare che arriva la persona che non pensa a queste cose, si ferma dietro al nostro veicolo e noi, facendo la retromarcia, guardando gli specchietti, non lo vediamo. Perciò la telecamera di retromarcia è importantissima. Nella visibilità, nel campo di visibilità diretto, abbiamo il parabrezza anteriore, che deve essere sempre in buone condizioni. Perciò un vetro rovinato o un tergivetro, un tergicristallo che non pulisce bene il lunotto anteriore può essere pericoloso, perché quando piove noi facciamo funzionare il tergicristallo e questo non punisce nulla. Perciò mai risparmiare sulle spazzole del tergicristallo. Come non bisogna mai compromettere il funzionamento degli spruzzi che puliscono il vetro anteriore. Perciò sempre tenere nella vaschetta il liquido appropriato e che gli spruzzi funzionino in modo corretto. Ecco, è importante anche avere un sistema di climatizzatore che elimina l'appannamento dei vetri, perché il vetro appannato è molto pericoloso, come può essere pericoloso ad esempio partire con ancora i vetri laterali e anteriori ghiacciati. È importante avere anche un sistema di illuminazione della cabina che non comprometta la visibilità. Perciò le luci, ad esempio in cabina di notte, non devono essere accese, oppure se dobbiamo consultare improvvisamente qualche cosa è importante che la luce non ci tolga la visibilità. Ed è altrettanto importante la possibilità di regolare il sedile e gli specchietti in modo corretto, più consono alla nostra altezza e alla nostra fisionomia. Ecco, qui vediamo la spia che indica appunto il funzionamento dell'impianto di disappannamento anteriore. Ecco, campo di visibilità può essere anche ridotto dalla presenza del carico. È chiaro che se noi abbiamo
un veicolo furgonato telonato non abbiamo il vetro posteriore, se abbiamo un veicolo che ha la cabina e non ha, e ha il cassone, possiamo anche utilizzare il vetro, il lunotto posteriore, però in questi sono casi molto limitati negli autocarri. Ecco, vediamo alcune domande. Allora, in un veicolo pesante lo specchio retrovisore grandangolare consente di allargare l'angolo di visibilità controllato dal retrovisore principale. Abbiamo detto che è vero, è un ausilio, un aiuto al retrovisore principale, però ricordati che ti dà dei problemi. In un veicolo pesante lo specchio anteriore permette di vedere meglio la zona anteriore bassa del veicolo, è vero? Ecco, sono domande abbastanza semplici. Vediamo giusto una domanda sbagliata. In un veicolo pesante lo specchio d'accostamento permette di visualizzare la zona sottostante la portiera lato conducente. Ecco, lo specchietto d'accostamento non è dal lato conducente, perché chiaramente fa prima il conducente a guardare fuori o tira giù il finestrino, invece dal lato passeggero chiaramente non può arrivarci, perciò è chiaramente falsa. Bene, questo argomento l'abbiamo completato e appunto ci possiamo vedere nella prossima. Vediamo ancora qualche quiz, così almeno siamo sicuri che non sbagli niente, mi raccomando. Ecco, vediamo ad esempio, per garantire una miglior visibilità diretta, diretta vuol dire quello che guardi davanti, è necessario evitare di lasciare sul cruscotto cartine, agende, appunti, in particolare se il colore è chiaro, perché potrebbe creare pericolosi riflessi sul parabrezza. È vero, perché appunto fa l'effetto specchio. Per garantire una miglior visibilità diretta della strada è necessario evitare di tenere accese le luci interne nel veicolo nelle ore di buio, perché possono togliere la visibilità. Vediamone ancora una vera. Per una corretta regolazione degli specchi retrovisori dei mezzi pesanti bisogna considerare che la parte laterale destra è particolarmente pericolosa. È vero, perché non possiamo vedere direttamente, ma dobbiamo utilizzare gli specchietti. Ecco, per concludere, abbiamo anche gli specchi che servono nel trasporto delle persone, quindi avremo specchi interni ed esterni degli autobus. Ecco, alle fermate, prima di aprire e chiudere le porte, collegare la posizione dei passeggeri e degli utenti sia attraverso gli specchi esterni che per mezzo di quelli interni. Perciò noi, quando le persone salgono e scendono e stiamo guidando un autobus, dobbiamo tener controllato che tutti siano scesi, che tutti siano saliti, perciò utilizziamo lo specchietto esterno ma anche lo specchietto interno. Vedete, qui abbiamo gli specchietti interni. Gli specchi interni degli autobus servono per verificare la situazione a bordo del veicolo nei pressi delle porte di discesa e salita dei passeggeri. Alle fermate, per garantire la sicurezza dei passeggeri dell'autobus, prima di ripartire occorre verificare attentamente la loro posizione attraverso gli specchi interni degli autobus. Ecco, adesso sui veicoli un po' più moderni ci sono anche le telecamere, però noi diciamo che ci accontentiamo degli specchi. Per concludere, durante la svolta con gli autotreni, l'autotreno sai che è quel veicolo che traina un rimorchio,
Perciò nella svolta destra in un centro abitato, alla guida di un autotreno o un'auto orticolaro, controllare con lo specchio retrovisivo destro che noi stiamo girando, dobbiamo controllare che cosa? Dove andiamo a mettere le ruote, no? Perché può essere molto pericoloso. Perciò non dobbiamo andare sul marciapiede, chiaramente. Non vada a urtare ciclisti o ciclomotoristi presenti nelle vicinanze, no? Sapete tutti che queste persone sono un po' spericolate, magari vedono che c'è spazio e cosa fanno loro? Non pensano a noi, ma si infilano sotto il camion, perciò bisogna controllare con lo specchio che non arrivi nessuno. Dopo un sorpasso nella fase di rientro, la presenza di un rimorchio o semirimorchio obbliga il conducente a verificare con attenzione attraverso lo specchio retrovisore destro la posizione del rimorchio rispetto al veicolo sorpassato. Cioè, chiaramente, come facciamo a controllare che abbiamo ultimato sorpasso? Guardando lo specchio destro, nel momento in cui vediamo il veicolo sorpassato oltre la sagoma posteriore del nostro veicolo, possiamo completare la manovra di rientro. Mentre nella svolta sinistra non è che ce ne possiamo fregare, anche nella svolta sinistra dobbiamo fare molta attenzione. Perché questo? A bordo di un autotreno o di un auto articolato, durante le svolte a sinistra si deve tenere presente che si perde visibilità dagli specchi posti sul lato destro per effetto della maggior rotazione della motrice rispetto al rimorchio o al semirimorchio. Purtroppo questo accade, no? Vedete, lo specchio perde il campo di visibilità e non c'è modo di superare questo problema. Perciò è importante che l'autista esperto memorizzi tutta la situazione che si trova sul suo fianco, per appunto tenere presente questo momento di blackout, diciamo, in cui lui non può vedere, non può vedere. Ecco, penso di aver ultimato, sì, abbiamo ultimato il discorso del campo di visibilità. Questa lezione rimane un attimino più corta, però penso di avervi detto tutto e vi saluto e ci risentiamo.